Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Il film di cui voglio parlare oggi è un film del 2013 per la regia di Michael Hoffman ed è Gambit, una truffa a regola d'arte. Quando parliamo di Gambit, molti lo conoscono questo film, ormai è quasi diventato un caso questo film per il semplice fatto che ha all'interno di esso un cast di attori fantastico, già i quattro protagonisti principali, che sono tre, ma il quarto protagonista comunque un grande attore famoso, sono Cameron Diaz, Colin Firth, Alan Rickman e che è Stanley Tucci. E all'interno del film ci sono questi quattro attori, quindi attirano persone al cinema, ma al di fuori dei grandi attori che ci sono nel film, il film ha il cuore pulsante su di esso dei nomi degli sceneggiatori, che sono i due grandi fratelli Coen, John e Ethan. Fratelli Coen che comunque sono stati abituati ad uno stile di regia, di sceneggiatura nei loro grandi film, comunque che sono molto impegnati, degli stili di regia e sceneggiatura che sono unici nel loro genere, con dei momenti molto lenti, dei discorsi molto ben indirizzati, una cura particolare per i paesaggi e con delle piccole riferimenti a lasciare degli spazi vuoti all'interno del finale dei film, a lasciare degli aloni di misteri nelle loro storie, che comunque io amo molto nel loro cinema. Amo Non è un paese per vecchi, amo il Grinta, amo anche gli altri film che hanno realizzato, soprattutto ricordate Grande Le Bosche, Fratello Dovevi, A Serious Man, Burn After Reading, Arizona Dream, sono grandi film, alcuni di questi comunque non li ho visti, che comunque ci rendiamo conto che fanno parte di un grande collettivo che si è inserito direttamente nella storia del cinema. Hanno vinto tantissimi Oscar, sono 4 o 5, alcuni per regia, alcuni per sceneggiatura originale, altri per non originale, altri per miglior film. Comunque ci rendiamo conto di trovarci di fronte a due grandissimi registi. Hanno questa sceneggiatura che è una sceneggiatura che non è una sceneggiatura originale, perché non originale per il semplice fatto che è un remake del film omonimo che è stato interpretato tanto tempo fa da Shirley MacLaine e da Michael Caine. Un remake di questo film, quindi con una sceneggiatura di questi fratelli Coen è necessario aspettarsi qualcosa, per il semplice fatto che, se non ricordo male, no, l'inserimento da parte dei fratelli Coen all'interno di una sceneggiatura o di un film che comunque sia della commedia, che riguardi il reparto della commedia, non l'ho mai visto. Comunque sono sempre stati film impegnati loro. Qui ci troviamo di fronte ad una commedia che è per forza una commedia, ce ne rendiamo conto dal trailer, dalla trama, è per forza una commedia, non può essere altro, ed è una commedia infatti, così come io ho visto al cinema, ci rendiamo conto di trovarci di fronte a una commedia. La sceneggiatura è loro, però la regia viene questa volta affidata ad un Michael Hoffman, che è un regista che ha realizzato altri film, comunque ha realizzato un film che si chiama Game 6 con Robert Downey Jr. e Michael Keaton, un film che è tornato di moda adesso perché ho visto che lo vendono in negozio a 1,99 euro e lo voglio recuperare questo film perché mi intriga molto. The Last Station ha fatto anche Sogno di notte di mezz'estate, comunque non ha fatto tantissimi film, quelli che ha fatto comunque Un giorno per caso, la commedia con George Clooney e Michelle Pfeiffer, alcuni sono buoni film, sì, ho visto questo qua, un giorno per caso, un buon un film, mi è piaciuto molto. Comunque ci troviamo di fronte ad un regista che il suo stile di regia è comunque molto semplice e accompagnato ad una sceneggiatura dei fratelli Coen poteva venire ad avere un gran film, e io mi sono finalmente reso conto del fatto che per una sceneggiatura del genere mi rendo conto il perché i fratelli Coen non abbiano voluto firmare questo film, non abbiano voluto girare e dirigere questo film, per un semplice motivo: il film è caratterizzato da una piattezza assurda. Io guardo il cast, guardo Colin Firth, guardo Cameron Diaz, guardo Alan Rickman, guardo Stanley Tucci, quattro attoroni con i controcoglioni, e mi rendo conto che comunque ci deve essere un film che sia all'altezza delle loro prestazioni attoriali. E questo non è per niente così. E la cosa che mi fa veramente arrabbiare è che l'errore più grande del film è la sceneggiatura. Io non ho visto quello vecchio con Michael Caine, con Shirley MacLaine, quello da cui è stato dato questo remake. Ma la cosa che mi fa arrabbiare è che, appunto, la cosa più negativa del film è questa sceneggiatura, perché il film è caratterizzato, dura un'ora e 29, ma con un'ora e mezza, 89 minuti dura, un'ora e 29 che sono tutti caratterizzati da una piattezza assoluta. È una commedia, ma non si sa dove vuole andare a parare. Abbiamo delle situazioni che all'interno di altri contesti della commedia possono essere precisamente paragonati ad altri film, che comunque hanno quei contesti che in altri film fanno ridere, e qui
tutto sembra piatto, tutto ciò che vogliono creare. Io mi rendo, nel film mi sono reso conto di ciò che volevano fare, del modo in cui volevano interpretarlo, delle scene che comunque sono degli stereotipi della commedia e di come avrebbero potuto farli per farmi ridere. Ma ci troviamo di fronte ad un film quasi totalmente piatto, perché il film viene salvato, anche se non tantissimo, dalla presenza di Colin Firth, che è l'unico attore che è caratterizzato davvero bene, perché ha una caratterizzazione molto particolare. Colin Firth lo conosciamo tutti, lo dovete conoscere perché sennò vi tiro un papagno nella testa. È un attore fantastico, ha vinto il premio Oscar nel 2011 come miglior attore protagonista nel Discorso del Re, un buon film, a mio parere, di Tom Hooper, che ha fatto il mio odiato Les Misérables, che ho fatto qualche recensione fa, che se volete andate a vedere nel mio canale. E ci troviamo di fronte ad un Colin Firth fantastico, perché lui ha in tutti i suoi film riesce sempre a ottenere un aspetto comico, anche mantenendo la sua espressione facciale. Lui è sempre teso teso, con un'espressione facciale quasi singolare, non sorride quasi mai, tant'è che nel film se ne fanno battute sul fatto che lui non ride mai. E questa cosa è molto buona, mi piace molto Colin Firth per il semplice fatto che, nonostante non rida mai, riesce a caratterizzare il suo personaggio sempre e ovunque, riesce sempre a creare un personaggio che, nonostante abbia poche espressioni facciali, riesce a essere completo secondo tutti i punti di vista, secondo tutti i canoni del cinema che conosciamo. Si fanno molte battute al riguardo su questo fatto che lui non riesce a ridere nel film. Questa è una cosa che comunque può far ridere, ma ci troviamo di fronte a qualcosa, a tutto ciò che abbiamo all'esterno, di piatto, veramente piatto. Abbiamo allora una regia che è troppo semplice, semplicissima. Non ha, non, vabbè, dico troppo semplice, non è che io pretendevo chissà cosa, è comunque una commedia che comunque non ha lo scopo di avere una regia fantastica, cioè non gliene frega niente alla commedia di avere uno stile di regia buono, però è semplicissimo, non c'è niente di particolare, non ho niente da obiettare alla regia del film. Ci troviamo di fronte ad una sceneggiatura che è scritta dai fratelli Coen. Sembra quasi una sceneggiatura drammatica, ma una sceneggiatura impegnata per essere dai fratelli Coen e trasportata in una commedia. Cioè, prendere quella specie di staticità, di emotività ferma e prenderla e trasportarla in una commedia. Questo non si deve assolutamente fare. I fratelli Coen dovevano scrivere una sceneggiatura con dei riferimenti, dei personaggi, delle caratterizzazioni maggiori, dei paesaggi che dovevano essere sviluppati 50.000 volte meglio. Colin Firth è l'unico che riesce a salvarsi del film. Inoltre abbiamo una Cameron Diaz che fa paura soltanto a vederla, è bellissima, ti ci perdi a guardarla, però ci rendiamo conto che comunque non è divertente per niente, non fa ridere, e allontana anni luce da tutti i pazzi per Mary, e non c'è, è come se non ci fosse, perché è veramente troppo brutta recitalmente. È impossibile che Cameron Diaz sia brutta a 50 anni e sembra quasi di 20, è fantastica, però se, è brutta da vedere recitare, cioè non ha carisma, il film manca di carisma in tutto e per tutto. Colin Firth si salva solo per questo. Infatti la scena che si vede anche nel trailer, che lui gira in mutande, si vede come succede questa scena, è fantastica, quella scena è bellissima, per il semplice fatto che l'unica scena buona di quel film è caratterizzata tutto su Colin Firth, perché Colin Firth secondo me è l'unico attore caratterizzato bene del film. Infatti quella sequenza, sebbene sia fatta bene, è fantastica a mio parere, non ha questo grande aspetto divertente, perché il tutto il film è caratterizzato da una staticità che ti sembrano quasi di fare risate forzate. Quando ridevo nel film, mi sembrava quasi di vedere, di fare delle risate forzate. Io volevo farle perché ci volevo credere in questo film, perché era. È assurdo che in un film con una sceneggiatura con questi nomi, con degli attori con quei nomi, è assurdo che non riesco a ridere in una commedia. Molti la potrebbero descrivere raffinata, una commedia raffinata? Sì, forse lo è, però una commedia raffinata è comunque estatica. È tro forse troppo raffinata. Una commedia che non osa, non si azzarda ad osare per niente. Una commedia che è statica, non ha niente, nessun punto alto. È questo è Gambit. Abbiamo poi un Alan Rickman che non è divertente per niente, anche il suo personaggio è buono, ma poteva essere caratterizzato da 50.000 volte meglio. Cioè, tutto sembra quasi, come posso definire, è creato appuntino, preso e messo lì, e non viene sviluppato il personaggio, viene creato e poi lasciato lì, lasciato recitare senza dare, cioè,
gli attori devono avere, sì, sono dei bravi attori quelli che lo sono, questi qui sono bravi attori, ma se tu non hai, non dai appresso a questi attori una sceneggiatura, una caratterizzazione, dei dialoghi che comunque possono andare dietro a ciò che gli attori sono, gli attori sono a recitare, ma se tu gli dai quelle battute, le caratterizzazioni di quei personaggi te li possono fare in maniera molto sfrontata. Se avessero messo un'altra persona al posto di Alan Rickman, non faccio, no, non ne faccio nome, perché un altro attore probabilmente, per il fatto che Alan Rickman è bravo, si salva, ma se non ci fosse stato Alan Rickman sarebbe stato totalmente da buttare questo personaggio, anche se, ripeto, è preso, fatto ricamato e messo lì senza nessuna cosa. Poi c'è Stanley Tucci che vorrebbe fare ridere con quell'accento tedesco, francese, non mi ricordo, un accento comunque particolare, vuole far ridere? No, non ci riesce assolutamente, è tutto troppo raffinato. Hanno cercato di prendere un'opera d'arte, come il film, un gioco di parole col film, fare un'opera d'arte di commedia, e questo non si fa. A mio, sempre tutta la mia opinione personale, capace che a molti sarà, a alcuni sarà piaciuto, penso, ho sentito alcune opinioni a cui è piaciuto, molti altri a cui non è piaciuto questo film, perché è troppo statico, sembra quasi che non volere osare mai, non c'è mai qualcosa nel film che ti fa capire che voglia dire io sono un bel film. Comunque registicamente è fatto molto bene. La cosa che mi fa arrabbiare è questa, che è un'occasione sprecata per avere degli da avere con attori grandissimi una sceneggiatura con dei nomi, quei nomi, i fratelli Coen, non ci riescono a fare commedia, basta commedia fratelli Coen, perché non è cosa vostra. Quindi quello che volevo dire l'ho detto, se qualcuno di voi mi vuole fare capire, io, il mio parere è questo, che è una commedia raffinata, senza niente di... Non c'è niente di divertente, quasi niente, pochissimo. Sembra quasi una commedia messa lì, è vuota, è piatta. Piatta in tutto e per tutto, è tutto caratterizzato da una piattezza, sei sempre così. Con la faccia cercando di ridere, appena c'è una cosa ti fa ridere, provi, ma non ci riesci a ridere. Niente ragazzi, la recensione finisce qui, sotto contatti Facebook, Twitter, Google Plus, se volete contattarmi, aggiungermi dove volete. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.